Lei all'epoca dell'omicidio abitava lì? Sì. Ricorda di aver visto o meno qualcosa che l'ha colpito o prima o dopo l'omicidio che lei ha riferito a suo tempo ai carabinieri del Galluzzo? Ma niente, io passavo da lì la mattina perché... La mattina quale? Sempre tutte le mattine? Sabato mattina. Sì, qui sabato mattina dell'omicidio. Io passavo di lì perché dovevo andare a portare la mamma a riscuotere la pensione alla posta di Galluzzo. Lei passò o passò più di una volta? No, io ci passavo sempre perché dovevo andare a lavorare a Galluzzo. Però quella mattina? Sì. Ecco, a che ore ci passò? Ma ora di preciso non me lo ricordo. Ma... Passò quando andò e al ritorno, all'andata e al ritorno? Sì. Ecco, e cosa... Niente, notai questo furgone lì fermo, con lo sportello aperto e con una persona ferma davanti allo sportello. Una persona? Però, una persona, sì. Però è un attimo, perché passare con la macchina sono 10 secondi, ma nemmeno. Ebbe in quella frazione di secondo di capire se era un ragazzo, un giovane, un... No, era una persona anziana. Lei ai carabinieri cercò di descrivere il suo ricordo, ora ce l'ha un ricordo? Come l'ha avuto allora? Ma ora... Può darsi che lei abbia dichiarato che era un uomo anziano con i capelli bianchi? Sì. Questo l'ha dichiarato? Sì, questo sì. E che era di corporatura abbastanza robusta? Sì. E che era in piedi vicino alla portiera destra della cabina del pulmino? Sì. E che la portiera era aperta e lui guardava sì, dentro? Sì, era aperta, sì. Questo... Sì. Rispetto a questo ricordo, lei ha presente... quando furono rinvenuti i cadaveri, cioè quando si seppe che quel furgone c'era stato un omicidio, dopo che l'aveva visto o prima? No, io lo seppi la sera quando rientrava a casa, che era successo. Che quello... Quindi quella mattina non no. Si sapeva ancora nulla? No. E il pulmino era lì? Sì. Lui pensa che non se ne sapesse nulla. Ma no, la mattina prima, il sabato e la mattina furono trovati la sera, quindi. Sì, infatti. Ecco, sì, questo... Non è che lo sa lui. No, no. Senta una cosa, però lei poi fece ai carabinieri una considerazione. La ricorda? Cioè, come mai quello non avvertì? Sì, quello sì. Eh? Sì. Bene, lei fece così. Certo. Dice, mi sono sempre chiesto. Come mai l'individuo, da me notato, non aveva chiamato la polizia? Sì, quello sì. Questo è sempre rimasto... Il suo dubbio? Sì. Perché... Come mai questa persona? Questa persona, al di là della descrizione che ci ha fatto lei, non è in grado di dire che età poteva avere, no. Che altezza? No, l'altezza sì, era abbastanza alta. Cioè? Ma uno... Non lo so. Senta una cosa, e lei vide se nei pressi c'era o meno un ciclomotore? No, quello lo notai dopo un paio di giorni, tornando da sempre a casa. E com'era questo ciclomotore? Era un Beta. Un Beta, cioè? Ma era la marca. Sì, no, la forma. No, sì. Di quelli per intendersi con il serbatoio davanti, sì, davanti fatto sì, davanti, tondo. Sì, eh? Sì. Come era, no? Un momento. Ora poi gli mostriamo una foto, Presidente. Se... Un beta, sa. Sì, ma io mi ricordo di questo qui perché ce l'aveva un ragazzo che lavorava con me. Mi un ciclomotore 48, non un Ciao per intendere. No. Vecchio tipo. Sì. Era un ciclomotore in ottime condizioni o le sembrò... Non se lo no, ricordo. Il colore per caso se l'ho... No. Non ricorda di aver visto la... di aver detto alla polizia forse anche il colore, no? Ma può darsi, ma ora sono già... Certo, sì, ho capito, certo. Però se lei a suo tempo ha detto che era di colore rosso e aveva ma un io po'... mi ricordo di serbatoio di colore sì. Rosso, poi il resto non... Il serbatoio era rosso. Se c'era un portapacchi o un qualcosa, ricordo? No, mi ricordo, c'era una corda dietro. Una corda dietro. O un nastro, non so che posso descrivere. Senta una cosa... Un ciclomotore le è poi stato mostrato dal vivo sì. In foto? Sì.
Questo ciclomotore le è sembrato quello nella foto che poteva essere... Ma la marca era quella lì, però se era quello... Ah beh, certo. La marca era quella. Quello che le fu mostrato era di un altro colore? Sì. Ecco. Invece quello che ricorda lei era sul rosso, almeno il... Il serbatoio, sì. Il serbatoio. Però non lo dice, Presidente, scusi un attimo. No, scusi, ma ora mi lascia finire. Ma non dice la parola rosso, non l'ha mai detto, lo sta suggerendo. Io non lo so. Che cosa, mi scusi? No. La parola rosso... Avvocato, non posso dire nulla, perché io... L'ha detto lei? No. Mi scusi, allora... Sul colore... Lui ha detto... Col serbatoio rosso, lui ha capito? Non me lo ricordo, il serbatoio era rosso, il resto non me lo ricordo. No, adesso non posso dire che colore era, il serbatoio sì era rosso. Lei ricorda che c'era un portapacchio o una corda? Cos'è? Sì, una corda, non so di preciso. Posso mostrare delle foto al test, Presidente? Certo. Scusi, mi vuol ridire, quando lo vide questo motorino? Ma dopo un paio di giorni. Rimase impresso perché, siccome tornavo a casa, lo vidi appoggiato all'incrocio di via Volterrana e via Giogoli. Mi rimase impresso perché, ho detto, ce l'aveva un ragazzo che lavorava insieme a me, e allora, guarda, il motorino uguale e basta. A che distanza, mi scusi, dal luogo, quando lo vide, dove lo vide lei, era dal luogo del fatto? 100 metri. In qualche posizione della strada che lei ricorda? Sì, appoggiato, siccome lì sulla via Volterrana, dove c'è l'incrocio di via Giogoli, c'è un ingresso della villa, appoggiato al muro della villa. Può darsi che fosse un motorino di una forma simile a quello nella foto? Così? Quella marca lì. Vogliamo mostrare la foto dove si vede la corda, per cortesia? Sì, qualcosa del genere. Quello è un elastico, non è una corda. Sì, insomma, ho detto un elastico, corda, non fare... Qualcosa del genere c'era legato. Però se devo dire era una corda o un elastico, non... Se era una corda o un elastico, lei non lo ricorda. Senta una cosa, questa è la foto che le è stata mostrata dalla polizia? Sì. Ecco... Vorrei far presente alla Corte di controllare nel processo verbale di sequestro, è così come è stato sequestrato con quel elastico. Però prima lei non l'aveva visto, prima lei dice l'ho visto dopo un paio di giorni. Sì, dopo un prima paio non, di giorni. No. Non c'era, quindi. No, non c'era, non posso dire se c'era o non c'era, non l'ho notato. Non l'ha notato. Non ho altre domande. Senta, signor Cenni. Sì. Lei quante volte è stato interrogato per questa vicenda? Se mi sembra che questa sia la quarta volta. Quarta volta? Sì. Oggi è la quarta volta. Sì, oggi è la quarta. La quarta volta, sì. Però risultano solo due interrogatori. Come due? Sono stata la quarta volta ai Galluzzo da Carabinieri, poi a Firenze e questa è la quarta volta. Questa è la terza, sì. Al Galluzzo dai Carabinieri, a Firenze e oggi sono tre. Ma ora... Varie volte. Varie volte. Oh, tre, quattro volte, non lo so. Ecco, lei fu sentito nella immediatezza dell'omicidio, sì. Se lo ricorda, sì. E rese una certa dichiarazione, sì. Che io le leggo, che è un po' diversa da quella che ha resa invece dopo tanto tempo, dopo diversi anni, perché questa seconda dichiarazione l'ha resa alla squadra mobile SAM, sì. Esattamente il 29 giugno 1992, bene? Perché le dico, nella prima dichiarazione, quella che lei rende nella immediatezza del fatto, lei assolutamente non ricorda di questo motorino. No. Oh. Invece questa volta se lo ricorda. No, io mi ricordo solo di quando mi richiamarono l'ultima volta, se c'era qualcosa che avevo notato lì. E mi tornò in mente questo motorino, ecco. Perché era un... Sì, nel 90. Però lei, nella immediatezza del fatto, ricorda questo e fotografa una certa situazione, va bene? Sì. Io gliela leggo
e lei deve dire, non a me, ma alla corte, se conferma questa circostanza. Allora aveva i ricordi più freschi, sì. Ecco. Poi, fra l'altro, passato diverso tempo e diverse conseguenze, sì. Vabbè. Ora poi i ricordi sarebbero caldi. Mi è parso che tutte le portiere del mezzo fossero chiuse, ma comunque non vi ho fatto molto caso. Accanto vi era una seconda auto di color bianca, forse una 112, sì, o una Mini, in quanto era tagliata di dietro e molto larga. Al lato vi era un uomo che si stava nuovamente avvicinando a detto furgone. Mi è stato copiato male, non so per quale motivo, ma veramente se lo leggo pochissimo. Lo leggo molto male. Prendiamo l'originale. Se me lo dà, proviene dal furgone. E io ce l'ho. Parcheggiato a 3 metri di distanza. L'uomo, dall'apparente età di anni 40-45, molto robusto, capelli radi e forse anche stempiato. L'ha detto lei. E bianchi. Bianchi non c'è scritto. Nonostante indossante un paio di pantaloni chiari, qua non si capisce più nulla, io... Andiamo al verbale, via. Ecco, ce lo dia, grazie. Era alto almeno centimetri 1,75. Sì. Lei ricorda una A112 o comunque una Mini, sì, un uomo 40-45 anni, molto robusto, capelli radi, vede i miei? Sì, ecco. Come lei, no, però... Un po' di più radi. E forse anche stempiato, altezza 1,75. Sì. Conferma questa circostanza? Bene. Io, se il pubblico ministero mi fornisce questo, potrei sapere qualche altra cosa. Se mi ha dato un minuto, non si leggono le cose. Non riesco. Perché molte carte importanti non riesco non a leggere. Leggono. Non so perché. Siamo maliziosi a tal punto. Non lei certamente, io ho chiesto le copie. Proseguiamo. Va bene, Presidente. Ecco, allora, circostanza che lei, auto bianchi, non sudi perché sudo anch'io qua. No, io sudo per altri problemi. Ecco. Ma sudiamo tutti qua. Sudiamo tutti. Che lei ha riferito. Per altri problemi, per quello non sono venuto stamattina. Certo, sudo per certo, quello. Lo so. Ecco, mi dispiace. Questi assolutamente tranquilli. Senta, e questa circostanza dell'auto bianchi lei l'ha riferita per la verità anche alla SAM, è vero? Sì. Che era un'auto bianchi, è vero? Meno male. Sì, solo che lei non gliel'ha domandata. Meno male. Non gli interessava, a me non interessa. Sono contento che ci fosse sul verbale. Certo, sì, certo. Dopo attenta osservazione delle foto, dichiara, perché le hanno fatto vedere questo motorino, parecchio, attenta osservazione, lei si è messo lì parecchio, vedo effettivamente il ciclomotore che vedo qui raffigurato è di tipo uguale a quello che io vidi nella circostanza sopra narrata, sì, eccetera. Oh, questo ciclomotore, la domanda gliel'ha fatta credo già il signor Presidente, questo ciclomotore lei ha detto che stava a 200 metri circa da questo, sì, furgone, circa, 200 metri circa dal furgone. 150-200, sì. Ecco, mentre la A112 era molto prossima a, sì, questo furgone. Era sulla strada. Era sulla strada accanto al furgone. Sì. E perché lei, il furgone era e nel lei mi pare che espresse l'idea al maresciallo di Galluzzo, perché vedo e non vedo questo verbale, che quella persona che aveva questi capelli radi, che aveva questa testa stempiata, il cranio stempiato, che era 40-45enne e che quindi aveva anche un'altezza di 1,75 m, potesse essere il proprietario, il conduttore di quella A112. Quello me lo dissero quando andai io lì. Dice, sì, ma questo, anzi, allora ho capito, era il proprietario della 112, che era un uomo che stava lì vicino. Ah, va bene. Questo me lo dissero loro. Lo dissero loro. Quindi questa è una persona che stava lì e che glielo dissero loro. Io non lo so. Grazie, nient'altro.